22esima puntata del nostro programma di approfondimento culturale Spazio 3. Questa sera nostra ospite Titti De Rosa, in arte Una De Rosa, cantautrice ed artista poliedrica, che ci parlerà del suo album di prossima uscita dal titolo Eclettica. Andiamo subito a presentarla. Buonasera, Ciao, Una. buonasera a tutti. Allora, il 15 maggio 2012 esce il tuo primo album, il Album. tuo esordio. Cosa dobbiamo aspettarci? È una bella domanda, Martino. È difficile spiegare cosa ci può essere in un disco attraverso le parole, perché è normale che io preferisco che ascoltino il disco e che ne intuiscano poi la sincerità e la personalità che ho cercato di mettere all'interno delle canzoni. Sicuramente posso dire che è un disco molto sincero e anche volutamente mediatico. Ci sono molte canzoni, diciamo, mirate a fare qualcosa, progettate per. Tanto è vero che anche il personal manager, che si interessa comunque di sincronizzazioni, ha già scelto quelle che più si possono adattare, non so, allo spot o comunque abbinate ad un jingle televisivo radiofonico. Bene, tu un piccolo assaggio già l'hai dato ai tuoi fans, che già sappiamo sono tanti, Ma sì, seguono ci il sono tuo quelli sito. sicuri, quelli incerti, quelli E ipotetici, quelli da ancora siamo in fase conquistare. embrionale, Ci sono quelli da sì, da conquistare. conquistare. E dicevo, un piccolo assaggio l'hai dato con Diva, Diva. che poi di cui hai prodotto anche un video che poi vedremo. Chi sono per te le dive? Ma io penso che siamo nell'epoca delle dive. Perché anche grazie a questi social network abbiamo tutti un po' il permesso, fra virgolette, di poterci mettere in mostra, come prima facevano soltanto le dive della TV e dello spettacolo. Adesso invece ognuno di noi ha il proprio piccolo sito personale, quindi possiamo esporci. E in effetti questa canzone nasce con questo contenuto ironico che prende un po' in giro queste persone che evidenziano degli aspetti un po' buffi, ridicoli della loro Quindi personalità. secondo te, cioè, la diva è qualcuno da prendere in giro? Ma no, assolutamente. Io mi prendo in giro anche da sola perché sai che diva si può essere o si può fare. Siccome io quando vado a cantare o a fare spettacolo devo fare la diva perché mi calo un po' in questa parte, allora mi prendo in giro perché mi vedo ridicola un Se un pochettino. giorno tu dovessi diventare una diva? Ma penso che non me ne accorgerò perché questo è un tipo di lavoro che poi man mano, una volta preso col piede giusto, ti porta in alcuni meccanismi senza che neanche te ne rendi conto. Quando ci pensi troppo, invece le cose non accadono mai. Quindi vabbè, che ben venga, se diventerò una diva, va bene. Noi Spero te lo almeno di non essere auguriamo. antipatica come diva. Noi te lo auguriamo. Grazie. Allora, musicalmente invece, quali sono le tue influenze? Tante. Perché ho ascoltato sempre un po' di tutto. Sicuramente, diciamo che a casa sono cresciuta con i Deep Purple, Genesis, questi gruppi alquanto tranquilli. Quindi vieni dall'hard rock. Vengo dall'hard rock, che non c'è nel mio disco. Perché invece poi ho incontrato il mio produttore che ha lavorato con artisti internazionali, come Corona, Marie-Claire Dubaldo, e quindi anche nel mio disco c'è questa entità piuttosto internazionale, si avvicina a Madonna, a Kylie Minogue, suona insomma proprio come un disco quando lo ascolti, è cantato in italiano, però poi il sound è internazionale, quindi si avverte subito una qualità, anche se magari poi il genere non ti piace, non è proprio quello che prediligi, però si fa ascoltare. Ecco, magari un giorno tornerai anche sulle tue vecchie influenze, chi lo sa? Può darsi, sì. Poi va bene, a me piacciono molto i contrasti, i connubi, le contaminazioni, quindi. Ma tu sei anche autrice dei tuoi Sì, testi? scrivo i testi, le melodie, però sinceramente da sola non avrei potuto realizzare e concretizzare questo disco. Ecco, ci sono delle collaborazioni anche. Le collaborazioni, oltre al produttore Antonio Deodati, all'interno del disco c'è un brano che si chiama Ora lo sai, che Antonio ha composto con Laura Valente, che tu sai è la moglie di Mango, ma ex Mattia Bazzar. E loro avevano composto questo brano, che era in inglese all'inizio,
Io l'ho ascoltato, me ne sono innamorata e ho scritto su un testo in italiano. L'abbiamo portato ad Area Sanremo, proposto lì, e la Edel, l'etichetta della casa discografica, ci ha notati, ha notato una De Rosa e io attualmente ho un contratto, per questo il 15 maggio esce il disco proprio con Edel Italia. Quindi una distribuzione importante. Sì, io ho un'esclusiva con loro, sì. La difficoltà di molti artisti poi è proprio quella di riuscire a trovare. Sì, perché il disco, come diceva poc'anzi un amico, attualmente lo fanno un po' tutti, devo essere sincera, con mezzi insomma modici oppure con quelli più professionali, però è l'etichetta quella che poi... Sì, il problema poi per tanti è proprio la distribuzione. Sì, e io sono stata fortunata perché sono al mio primo disco, tant'è vero, lo dico spesso nelle interviste, non avevo neanche ancora finito il lavoro quando la Edel mi ha proposto il contratto e quindi ho preferito finirlo, chiuderlo, proprio perché ero onorata insomma di questa proposta. Ecco, ma come noi abbiamo potuto apprendere dal tuo sito, c'è anche la solidarietà in mezzo a questo disco, parliamone. È una cosa che avrei sempre voluto fare. È normale che anch'io sono una persona semplicissima, quindi nel mio piccolo cerco di aiutare le persone meno abbienti. E mi è capitata agli occhi, insomma, questa fondazione nel periodo sanremese, in cui a casa Sanremo proprio, di cui il mio produttore è direttore degli eventi, un amico ci ha fatto conoscere questa fondazione che si chiama Aiutare i Bambini. Io me ne sono subito innamorata perché ho visto che, a differenza di tante altre onlus speculative, questa era una realtà concreta. Tra l'altro ci sono diverse modalità con cui poter aiutare effettivamente questi bambini. Io ho preferito sostenere il progetto Cuore di Bimbi, che aiuta i bambini cardiopatici. Poi è ovvio che insomma stare a spiegare nei minimi dettagli prenderebbe troppo tempo, però c'è un sito che si chiama www.aiutarebambini.it, lì ci sono tutte le modalità come aiutare insomma e sostenere questi bambini. Bene, allora guardiamo questo video di questa fondazione Aiutare i Bambini. Saturday, I watched you fly away across the empty sky. I turned around and waved goodbye, and now it's me alone. It's just an empty home that's on an streets in a town that always sleeps, and a blind man in the darkness knows no difference. But I have grown accustomed to the colors that you bring. Check the dial tone on the telephone, but when I try to speak, the reception gets so weak. I took an hour's drive into the countryside. The sky I was on.
ritorniamo a parlare con una De Rosa del suo album, ma anche della sua vita, perché nel 2007 tu diventi mamma. E come riesci a conciliare queste due cose? Non è semplice, sì, sicuramente, perché adesso qui sono sorridente così, però io vivo la donna normale tutti i giorni con mia figlia. È ovvio che ho un sostegno di un certo calibro, perché tra i miei genitori e comunque il mio compagno che mi aiuta giorno per giorno, riesco. Questo è un tipo di lavoro, il mio, che insomma richiede molta concentrazione, e devo dire che spesso non ce l'ho, non riesco. Però insomma si fa quel che si può, l'importante è che si prendono le cose sempre, sempre bene. Poi io mi emoziono molto sia a parlare di mia figlia, quando vedo anche cuore di bimbi, insomma non ho sempre queste parole così fluide, perché mi sensibilizzano troppo questi argomenti, quindi mi emoziono tanto. Noi dobbiamo comunque ricordare che tu sei un'artista, principalmente muovi i tuoi passi da qui, certo, dall'Alto Tirreno. Anzi, proprio da qui. Proprio da qui. Da qui, soprattutto da Praia a Mare.